Buondì, buondì, siamo agli sgoccioli di luglio e a proposito di sgoccioli, in questi giorni ha finalmente un po' piovuto, le temperature si sono abbassate, ma bando alle ciance vi faccio il recap di quello che è successo in questo mese in allotment e i lavori che abbiamo svolto. Prima di tutto ho iniziato a fare un po' di pulizia, specie nei passaggi tra le aiuole. Io non sono una gran fan dei giardini perfettini, ma tra le frequenti piogge di inizio mese, la mancanza di tempo da dedicare all'orto, era proprio tempo di darci un taglio. Diciamo che la prima metà del mese si è confermata, come già era successo a giugno, piuttosto fredda. Giornate di 14 gradi, un po' di pioggia, l'erba che cresce a dismisura, i fiori che si piegano sotto l'acqua ed è subito giungla impenetrabile. Visto che poi devo passare continuamente tra le aiuole, una volta mi inciampo, un'altra volta mi si agganciano i vestiti alle piante, diventa un percorso ad ostacoli abbastanza fastidioso. Per cui in 2 o 3 giorni mi sono decisa, più che altro mi sono ricordata di caricare la batteria del decespugliatore elettrico e ho tagliato, rastrellato, pulito e messo tutto nel compost. Queste parti non le faccio mai vedere, ma sì, anche io a volte faccio pulizia, taglio, ma soprattutto tolgo le erbe troppo invadenti. Non spesso, ma succede. Poi, oltretutto, dovevo liberare le aiuole delle fave, che sembrava non finissero mai, dunque ne abbiamo raccolte 5 kg da sgusciate, ma a me questo spazio soprattutto serviva per poter trapiantare i kale e i broccoli. E le fave ci hanno messo quasi 2 mesi per far maturare tutti i baccelli. Ma finalmente, ad inizio luglio, siamo riusciti a raccogliere tutto, ho tagliato tutte le piante di fave alla base, lasciando le radici in terra per rilasciare l'azoto, e voilà, finalmente ho liberato le aiuole pronte per le culture successive, quelle invernali. Oggi ho portato da casa broccoli e kale per piantarli finalmente in queste 2 aiuole che ho già predisposto con gli archetti e poi andrò a coprire con le reti antipiccioni, antifarfalle, antitutto. In realtà ne ho ancora di piantini a casa, ma questo è quello che sono riuscita a portare, ovvero questi viola sono il kale viola riccio, che è praticamente cavolo a foglia viola e riccio. Questi qua più chiari dovrebbero essere i broccoli, di questi ne ho pochi, non stanno neanche troppo bene, comunque anche loro hanno una tendenza a fare poi i broccoletti viola, e questo è altro kale, però verde, sempre riccio. Eccoli trapiantati, piccolissimi ma ci sono, credo che farò un'altra striscia di kale viola lì perché mancano, ma oggi non potevo portarli tutti, adesso li copro con la rete. Poi d'improvviso è scoppiata l'estate anche qui, siamo passati dai 14 ai 26 ai 31 gradi in circa 3 giorni. Dunque, anche se siamo solo al 16 di luglio, inizio a farvi vedere cosa sta succedendo qua, anche perché è una delle giornate più calde, abbiamo 26 gradi, è molto umido come al solito qua, però in effetti le verdure stanno crescendo. Qua ho seminato delle carote insieme alle rape di un po' di mesi fa che stanno crescendo, qua ne avevo vista una abbastanza grossa, eccola qua. Insomma, alcune ci sono, altre devono ancora formarsi, io lo lascerei ancora lì per un po'. Quasi tutte le insalate sono andate a fiore, queste qua, però abbiamo le coste, abbiamo dei ravanelli bianchi che sono gli unici che non mi vengono mangiati dalle lumache, perché quelli rossi vengono mangiati. Adesso qua ho un'altra varietà che dovrebbe fare il ravanello viola o rosa lilla. Però non sono ancora spuntati, non stanno ancora facendo niente sotto, quindi devo aspettare a vedere come si comportano.
Questi sono i porri che stanno crescendo dignitosamente bene, perché vi ricordate che quando li ho messi giù a maggio erano dei filetti grandi così. E questi sono i ravanelli bianchi. Poi qui abbiamo i topinambur che sono un po' stati divelti dal vento, sono tutti un po' storti. Qua ho un assurzio che sta invadendo tutto, ma in realtà sotto questa è l'aiuola dei fagiolini e dei fagioli. E questi sono fagiolini che però per adesso non stanno facendo fiori, stanno solo crescendo. E quello che si arrampica qua è il runner beans, che forse nell'altro video ho chiamato broad beans. No, i broad beans sono le fave le abbiamo tolte e questi sono runner beans. I pomodori sono sempre bassissimi, sono veramente 40 centimetri da terra, però si stanno sviluppando bene per adesso, hanno iniziato a svilupparsi, alcuni stanno emettendo i primi fiori. I frutti ovviamente non ne abbiamo ancora, sono ancora bassissimi, però si stanno attivando, dai. Anche le zucche e le zucchine si sono sviluppate, adesso hanno iniziato a fare i primi fiori e vedo comparire le prime zucchine. C'era anche una zucca da qualche parte, di quelle tonde. Eccola qua, qua ce n'è uno piccolo, non so se è stato fecondato, però intanto c'è qualcosa. Ah, non è vero che ho tutte le insalate in fiore, alcune sono ancora verdi, sì. Il mais sta crescendo abbastanza bene, non è molto alto, però si è sviluppato veramente tanto in quest'ultimo periodo, quindi ho buone speranze. Devo mettere una rete perché mi hanno detto che i tassi vanno pazzi per il mais, per le pannocchie, quindi bisogna proteggerlo. Non so ancora come, ma vedremo. Ecco qua, qualcuno mi chiedeva perché toglievo i fiori di cipolla, che tra l'altro sono molto molto belli, però impediscono poi alla cipolla stessa, al bulbo, di crescere. Infatti questo è il risultato. Abbiamo una pianta enorme con un fusto gigantesco e il fiore e tutta l'energia va qui, ma non fa crescere il nostro bulbo. Questa l'ho lasciata per le api, però il resto insomma no. Ho raccolto un po' di cipolle, per adesso queste sono quelle che stanno essiccando qua dentro lo shed. Ne ho due o tre a casa e ne ho ancora tante da raccogliere, tutte quelle rosse, che però non so se sono venute tanto bene, e alcune ancora bianche. Qui abbiamo i lamponi che hanno iniziato a produrre qualche frutto, sono rimasti abbastanza bassi, però i frutti sono molto molto buoni, infatti non riesco a portarli a casa, li mangio direttamente da qua. Questo potrebbe sembrare un po' un casino, ma in realtà ho lasciato parte della camomilla e anche altre erbacce, fiori selvatici, eccetera, perché così i frutti di lampone sono meno visibili. E non avendo delle reti al momento, spero che appunto gli uccelli non me li mangino, e infatti non me li stanno mangiando. Qui abbiamo una nota dolente per quello che riguarda le daglie. Allora, l'avevo messa direttamente a terra già molto tardi a maggio e non le avevo messe in vaso a germogliare perché primo erano troppo grandi, i tuberi erano esageratamente cresciuti, avrei dovuto dividerli, non ho fatto niente di che, li ho piantati direttamente a terra. Purtroppo sono stati massacrati dalle lumache che vedo ancora qua in giro, prima ce n'era una lì sotto. Comunque adesso li ho tirati su perché non hanno fatto assolutamente nulla di nulla, e vedo che purtroppo i tuberi qua sono marciti, almeno di questa. Adesso controllo anche le altre, però ecco, è uno sfacelo. Mi dispiace molto perché non era nei programmi comprare tuberi di daglia ogni anno, nel senso che potrei comprare quelli un po' più economici, però appunto per me aveva senso scegliere determinati tuberi che mi piacevano particolarmente, determinate varietà, spendere un po' di più però averceli per anni, e invece ho fallito. Non tutto va sempre per il meglio, come possiamo vedere. Pazienza.
Ok, non piangiamo sulle daglie mangiate, piuttosto ditemi voi che cosa potrei mettere qua come fiori di fine estate, perché tutto il resto va comunque bene. Qua abbiamo la monarda che è finalmente sbocciata, ho due colori diversi, uno un po' più rosa e l'altro un po' più lilla, bellissima. Poi qua ho un po' di roba venuta spontanea, un po' seminata da me, questo è un finocchietto, la boragine ormai sfiorita, questo è un altro finocchio bronzeo, vedete com'è più rossastro. Qua ci sono i fiordalisi, la malva è lì dietro, anzi faccio il giro. Eccola qua la malva, un po' di malva qua. Un po' di malva qua, un po' dappertutto perché si è autoseminata e poi io l'ho semplicemente ricollocata. La melissa. E qua ho un crisantemum, ha un nome giapponese che non mi ricordo, però comunque è commestibile ed è utilizzato, sono utilizzate le foglie per fare insalatine. Ora, il primo anno che ce l'ho, penso che raccoglierò i semi da questi capolini. E poi vedrò di riseminarlo. Qua ho la Nicandra Pisalodes, non so se ve la ricordate che l'avevo seminata penso a febbraio comunque. Adesso l'ho beccata che ha fatto dei fiori, malauguratamente quando sono andata a filmarli erano già chiusi, ma qua sta facendo una bacca, questo è un ex fiore, e poi fa anche queste. Cioè, all'interno c'è la bacca, ma fa questi capolini che sono poi simili agli archilengi. Ecco, però anche il fiore è molto molto bello. Qua calendula dall'anno scorso che si è autoseminata e anzi ne sta venendo parecchia qui sotto, ovviamente in ritardo, però sta facendo tutto da sola. Qua ci sono i piselli odorosi. Sweet peas, molto profumati tra l'altro, molto bassi, però va bene così, insomma, si attaccano a questo archetto che ho messo per caso. E qua in mezzo ci dovrebbero essere dei cosmos, ma li vedremo poi magari il prossimo mese. E altra melissa. Oggi 22 luglio vorrei provare a vedere che cosa c'è nel sacchetto delle patate qua, perché a parte che c'è un buco, potrebbero essere arrivati i topi. Comunque questo era il posto dove avevo seminato delle patate e a quest'ora dovrebbero essere pronte nonostante tutto il ritardo eccetera, ma come vedete non sembra molto vivo questo contenitore, quindi purtroppo non ho il cavalletto con me, quindi andrò a rovesciare tutto quanto qui dentro e poi vi faccio vedere il risultato. Un'altra causa potrebbero essere le lumache, eccola lì l'una, brutte brutte brutte. Ahimè, non sto trovando molta roba, soprattutto solo patatine piccole e per il resto alcune molto molto marce e intaccate dalle lumache, appunto. Poca pochissima roba. Questo è stato l'esperimento di quest'anno, ovvero mischiare paglia, come vedete, al terriccio perché l'avevo trovato su internet. Però ecco, ok, alcune sono abbastanza buone, patatine novelle, diciamo, però non tutte. Niente, non sto trovando più niente. Ah, eccola qua, un'altra. Sono piccoline, però pensavo meglio. Poi vedremo ancora le altre perché ho ancora due contenitori da provare, ma aspetterò ancora un po'. Come dicevo ad inizio video, in questi ultimi giorni le temperature si sono abbassate, è piovuto parecchio e infatti troviamo una delle prime zucchine, direi pronta da cogliere.
Eccola qua. Voilà. E poi ce n'è un'altra lì che è quasi pronta, ma magari la raccolgo tra 2 giorni. E poi altre che si stanno facendo. Qua abbiamo quelle gialle che sono un attimino più indietro, ma va bene. Anche la prima zucca qua è cresciuta. L'appoggio qua così non si bagna troppo, sperando che stia su, sia sollevata la terra lì sul legno, così è perfetta. Qua vedo che sono finalmente pronti anche i ravanelli viola e rosa. Magari ne estraggo uno. Perfetto. Strano questo qua. Comunque sono una nuova varietà che ho voluto provare. Questo è viola. Vediamo se ne trovo qualcuno rosa già pronto. Non sono ancora del tutto pronti. Li lascerei ancora un po' lì. Ah, questo qua. Eccolo qua. Ta-da! Voilà, il raccolto di stasera sono i primi ravanelli viola e rosa, un po' di sweet peas per decorare, una prima zucchina e, già che c'ero, ho raccolto 2 delle rape che sono molto molto grosse, e quella che sentite è Maggie. Spero che questo video vi sia piaciuto, ciao e alla prossima!